Grazie. Allora, come avevamo previsto nel programma dei nostri lavori, questa giornata conclusione temporanea, perché poi i nostri studenti presenti hanno anche un'altra tappa importante che è la consegna finale dei loro elaborati di qui a qualche mese, ma oggi è stata una giornata importante proprio anche per affinare temi e argomentazioni. Io ringrazio molto il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che ha accettato questo invito, ritagliandosi questo spazio nella sua agenda e sapendo in anticipo che avrebbe discusso con degli studenti e con degli studiosi, e quindi in un contesto non legato a nessuna esigenza comunicativa, quindi improntato alla massima facilità di dialogo e possibilità di approfondimento. Ringrazio molto altrettanto il professore Salvatore Settis, che qui è istituzionalmente più che di casa, e lo ringrazio anche perché, al di là della sua autorevolezza scientifica e del suo straordinario curriculum, negli ultimi anni, non saprei professore fare una datazione ex ante, ma insomma da qualche anno a questa parte professor Setti si è notevolmente impegnato sul versante di quella, direi, che un mio amico chiama la mobilitazione cognitiva, riguardante in particolare il patrimonio paesaggistico e storico-artistico del nostro paese. E ha scritto di recentemente, fra le tante cose che scrive, tutto sommato un libro che io considero un punto di riferimento per la riflessione sul rapporto fra domanda di rappresentanza, conflitto territoriale, patrimoni collettivi e partecipazione. E quindi mi sembra che l'osservazione di un intellettuale che alimenta il dibattito pubblico e promuove processi partecipativi o quantomeno li sostiene, e l'esperienza di un amministratore che governa una delle regioni italiane, non soltanto italiane, con la più alta dotazione di patrimonio paesaggistico e storico-artistico, oltre che una serie di implicazioni ambientali sempre rilevanti nelle politiche pubbliche, potesse essere fruttuosa. Io comincerei facendovi una domanda che è essenzialmente questa: che nozione avete voi, sulla base di quello che avete osservato in questi ultimi anni, di questa domanda, che percezione avete voi di questa domanda di intromissione da parte di molte comunità locali nella formazione delle decisioni riguardanti la collettività e che hanno in particolare questo tipo di oggetto, cioè patrimonio comune, beni paesaggistici comuni, tutela del patrimonio storico e artistico? La vivete più come una risorsa, come un'opportunità, come una domanda di controllo sociale, come una domanda invece propositiva, come la supplenza nei confronti di una politica che magari su queste tematiche non svolge un ruolo di presidio stabile e costante? Proviamo ad articolare una vostra percezione di questo fenomeno, intanto molto generale, poi cerchiamo di affinarla progressivamente. Professor Secchia, sì. Dunque, io intanto vorrei, prima di rispondere a questa domanda, vorrei rilevare due dissimmetrie che mi riguardano. La prima è la mia dissimmetria rispetto a Enrico Rossi, perché lui fa politica attiva e deve prendere decisioni, ha un ruolo molto importante in una regione molto importante, io no. Quindi mi è più facile esprimere opinioni, diciamo, sganciate da una operatività immediata. L'altra dissimmetria che vorrei evidenziare è rispetto agli esperti con cui avete parlato in progettazione e gestione dei processi partecipativi. Io non saprei minimamente, non ho mai partecipato a un master come questo da allievo e non saprei farlo da
docente, quindi posso parlare soltanto da cittadino. La mia risposta alla domanda che ci è stata posta adesso è questa. Io credo che ci sia una grandissima domanda di partecipazione, una crescente domanda di partecipazione da parte dei cittadini che riguarda un ventaglio di tematiche, ora proverò ad articolarne alcune, e credo che questa domanda di partecipazione sia, anticipo la mia risposta e poi l'argomento, una risposta o un tentativo di risposta alla crisi della democrazia rappresentativa, alla enorme crisi della democrazia rappresentativa, grandissima in tutto il mondo, in particolare in quella parte del mondo che per ragioni misteriose continuiamo a chiamare Occidente, e però che in Italia, grazie alla presenza di un fenomeno del tutto abnorme rispetto a qualsivoglia concetto della democrazia, come quello rappresentato da Berlusconi, dal suo partito, rispetto a questo la crisi della democrazia rappresentativa nel nostro paese ha raggiunto punte molto acute, a me pare. In quali ambiti si esercita e come si muove questa voglia di partecipazione dei cittadini, della quale vorrei dire due parole, proprio per rispondere a questa domanda? Si muove in ambiti che riguardano quelli di cui mi sono occupato più da vicino, per esempio la tutela del paesaggio, la tutela del patrimonio, la tutela dell'ambiente, ma si muove anche in ambiti molto più vasti e vari. Ci sono, si stanno moltiplicando le associazioni per la difesa della salute in tutto il paese, soprattutto sia nelle regioni dove la sanità funziona meglio, e per fortuna la Toscana è fra queste, lo dico per fortuna mia, nel senso che io ci vivo, sia nelle regioni dove la sanità funziona peggio, come la Calabria da cui vengo, e per ragioni diverse, nell'una per timore, in regioni come la Toscana, per timore che questo livello dei servizi possa o debba calare, e dall'altra parte in regioni come la Calabria, nella speranza che possa crescere, ci sono un numero crescente di associazioni in questo senso. Non contiamo poi le associazioni che riguardano altre tematiche, e vorrei dire, per esempio, ne cito soltanto due, la giustizia e la scuola. In un ventaglio molto ampio, e non ho detto certamente tutto, in un ventaglio molto ampio di tematiche si sta assistendo, a me così pare, nel Paese, e il mio libro che si chiama Azione Popolare, al quale prima il nostro moderatore stava alludendo, ho cercato un po' di offrire il tipo di analisi che una persona fuori da questa specifica professionalità può offrire. Mi pare che si stia assistendo nel nostro Paese negli ultimi anni, e io vorrei aggiungere anche negli anni che seguiranno, perché non c'è nessun segno che questa crisi della democrazia rappresentativa si stia risolvendo, anzi, a mio avviso, il governo cosiddetto delle larghe intese non fa che approfondire il solco fra il cittadino e il suo rappresentante politico. Io credo che stiamo sperimentando un gravissimo divorzio fra le regole della politica e le regole della politica. Perché ho detto questa frase priva di senso? Perché vorrei farvi riflettere un momento sui due significati della parola politica. La parola politica, e io sono un antichista, è una parola greca, è un aggettivo in greco, politiche è un aggettivo che si accompagna alla parola techne, l'arte del vivere insieme, l'arte del vivere in città, l'arte della polis, l'arte di essere cittadino, quella serie di modalità del dialogo fra cittadini che costruisce un fine comune, uno scopo comune, un bene comune. I cittadini, in numero crescente, si stanno rendendo conto che il vero significato della parola politica dovrebbe essere questo, e che l'altro significato della parola politica, quella che trova rappresentanza in un Parlamento eletto con una legge elettorale infame che prende il meritato nome di Porcellum, c'è un divorzio enorme fra l'una e l'altra politica. Quello che a me pare è che in questo momento, in questi anni, noi stiamo assistendo a un crescente divaricazione, una forbice che si allarga. Da un lato i partiti
sempre più preoccupati delle proprie logiche interne, in un caso nemmeno di quelle, in un caso preoccupate soltanto di salvare la pelle del loro capo, in un altro caso, sto parlando del PD, preoccupati di logica interna, di vedere se vince questo, se vince quello, ma mi pare che questa capacità di elaborare le tematiche della società per proporre dei progetti sul futuro, i nostri partiti l'abbiano perduta quasi interamente. In misura varia, non voglio dire che l'abbiano perduta tutti in misura uguale, ma in misura varia l'hanno perduta. Non c'è più quella capacità di elaborare, quella capacità di proporsi dei traguardi. Quella capacità che ha trovato nella stagione della Costituente, della Costituzione, negli anni, nei decenni che subito seguirono, con mille difficoltà, ha trovato pure una qualche approssimazione di percorso. Dall'altro lato però i cittadini via via si stanno rendendo crescentemente conto di questo. Le reazioni dei cittadini ce ne sono di vario tipo, ci sono quelle che vanno verso movimenti come quello del 5 Stelle, i cui traguardi non sono per nulla chiari e che però nella mancanza di chiarezza dei traguardi attirano tuttavia in questa sorta di buco nero dove è possibile tutto, anche forse cose positive, hanno attratto nelle ultime elezioni un numero di voti molto alto, ma non è questo che mi interessa considerare adesso. Mi interesserebbe riflettere nel contesto di questa domanda, e per chiudere questa mia prima intervento, mi interessa riflettere sul fatto che in tutti gli ambiti di cui ho fatto cenno prima, dalla scuola al paesaggio, dal patrimonio alla difesa della sanità, dalla salute, le associazioni locali sono numerosissime. Secondo una valutazione di Italia Nostra di un anno fa, io sono stato per 3 anni membro del direttivo di Italia Nostra, ora non lo sono più, e una volta abbiamo fatto col direttivo di Italia Nostra, direttivo nazionale intendo, una sorta di valutazione un po' a spanna, diciamo, non scientifica, del numero di associazioni per la difesa del paesaggio e del patrimonio in Italia, e si è arrivati a un numero intorno a 30.000. Questo senza contare quelle che riguardano la scuola, eccetera. Sono associazioni, è molto interessante questo, sono associazioni che difendono a volte alla Spezia c'è un'associazione che difende una scalinata con degli alberi antichi che volevano abbattere, in quel caso hanno vinto. Una piazza dove vogliono togliere degli altri alberi per metterci non so che monumenti, rosso, gialli, verdi e blu di un cosiddetto artista francese, eccetera, eccetera. Ecco, ci sono delle cose che il cui orizzonte è molto limitato, e ce ne sono alla Spezia come ce ne sono a Marsala, ce ne sono a Rovereto come ce ne sono ad Aosta. Il fatto che ce ne siano tante, e non sto parlando di quelle che riguardano gli altri temi, eccetera, secondo me è molto significativo. Se ciascuna di queste associazioni, voi immaginate se questa valutazione è grosso modo esatta, 30.000 associazioni, immaginate anche solo a 50, 100 aderenti per una, fate una moltiplicazione, aggiungetene altrettante che riguardano la scuola e gli altri temi e avrete un numero di cittadini di svariati milioni del quale la politica la politica dei partiti sta tenendo pochissimo conto, forse nessuno. Allora, un punto su cui riflettere è in che modo le modalità che vanno sotto il nome di pratiche partecipative e che vengono a volte promosse dalle istituzioni, soprattutto a livello locale, immagino, in modo con una mappa, suppongo, a pelle di leopardo, in che modo queste modalità partecipative immaginate dalle istituzioni si incontrano, se si incontrano, o si potrebbero incontrare se non si incontrano, con questa domanda che viene veramente dal basso, che viene veramente dal cittadino, dai cittadini associati un po' in tutta Italia. Quindi finirei con questa domanda. Grazie.
Dicevo, mi sembra che la tesi di fondo sia che la sfera della politica, col suo processo autodistruttivo, si sta mangiando la sfera della politeia, insomma, no? Quindi la sfera di quella comunità di valori e di senso di appartenenza che dovrebbe essere poi il tessuto di un sistema sociale minimamente coeso. Presidente Rossi, le rivolgo la stessa domanda da questo punto di vista. Che è una domanda impegnativa, proviamo a dare delle risposte. Ma io intanto insomma, mi devo convincere e sono convinto che questa domanda di partecipazione sia positiva. Mi devo convincere perché credo che la società, le associazioni della società, i comitati siano una cosa e credo che il governo sia un'altra cosa. Lo dico per un problema di onestà intellettuale, ecco. Non c'è nessuna volontà di lisciare il pelo in questo senso o di compiacere a chi insomma condivide le idee che occorre essere protagonisti nella società. Chi governa sa quante sono urgenti insomma le decisioni da prendere, quanto bisogna dare risposte, ecco. E quindi si deve mettere in una condizione di capire che l'ascolto, la partecipazione, l'incidere sulle decisioni è fondamentale perché le decisioni siano prese con maggiore ricchezza e siano decisioni più qualificate, oppure in qualche caso anche decisioni assunte siano contestate e quindi si possa tornare indietro. Ascoltando mi veniva in mente che proprio domenica leggevo che si celebrerà nel 2014 l'inizio della costruzione delle mura di Lucca, che iniziarono nel 1514. E sembra che all'inizio del Novecento il Comune di Lucca fece una valutazione e per consentire lo sviluppo abitativo decidesse di rimuovere le mura di Lucca. I lucchesi, essendo ottimi conservatori, si ribellarono e insomma fecero tornare indietro il Comune, cosa che penso insomma, alla lunga va senz'altro apprezzata. Quindi non sempre fare di più, decidere di per sé è positivo, di per sé è significativo. Il modo con cui poi io leggo, positivo soprattutto per la tutela dei beni, per i cittadini, per il patrimonio, il modo con cui intervenne, fra l'altro leggevo ancora che su questa vicenda intervenne addirittura Carducci e D'Annunzio a dare manforte, gli intellettuali si schierarono a dare manforte al popolo di Lucca che si ribellava alla decisione del Comune. E in questo senso, come dire, bisogna anche da un lato vedere le vicende non poi così nuove, ecco, forse ci capita anche di vivere e rivivere in maniera in forme diverse, ma cose che sono già state presenti nella storia del nostro paese e anche in questa regione. Io dal punto di vista di amministratore, di politico, più o meno la vedo così, cioè ho vissuto, fatto in tempo a vivere la fase dei grandi partiti di massa. Ad esempio se si doveva andare a fare un piano regolatore, indubbiamente, almeno in queste realtà, nella maggior parte dei casi, finivamo per rivolgersi ai migliori intellettuali che potevano dare un contributo di elaborazione, in un quadro generale in cui esisteva anche un'elaborazione complessiva di pensiero e che poi invece tendenzialmente abbiamo perso perché si è molto frantumato anche il pensiero. Un certo disimpegno degli intellettuali è stato persino denunciato, no? Non sono io a dirlo, mi pare che Asor Rosa su questo abbia scritto anche un libretto insomma, dove richiamava gli intellettuali alla loro funzione appunto di carattere generale. E poi dopo essersi rivolti ai migliori intellettuali, io ero giovane vice sindaco a Pontedera e ci rivolgemmo a Cervellati, iniziavamo un lungo e faticoso dibattito collettivo, ecco, fatto in tutte le frazioni, in tutte le realtà dove venivamo chiamati a discutere. E credo che alla fine, insomma, anche a partire da sani principi, teorie, ad esempio l'idea che la rendita fosse uno dei problemi
che dovevamo combattere per garantire uno sviluppo adeguato, non sono venute fuori cose belle. Questo è un punto che magari dovremmo riaprire e discutere, ma sicuramente gli atti e ciò che veniva deciso dal potere politico, dalle istituzioni, avevano un portato di partecipazione consistente, insomma. Ecco. Poi mi è parso, anzi sicuramente, in Italia anche a causa di Tangentopoli, dei ritardi e delle modifiche, abbiamo una situazione che è quella che descriveva il professor Settis, di indebolimento dei partiti. Non riescono i partiti più ad avere, diciamo, nella società presenze, rapporti, dialogo con la società, confronto con la società. Si è assistito ad un rinsecchimento del ruolo dei partiti. Io credo che in molti casi, anche da noi, possiamo vedere come i partiti si siano ridotti ad essere un'oligarchia. Ecco, l'oligarchia, o io non credo alla parola casta, ma insomma l'idea che si governa in pochi, l'idea che c'è un gruppo che in qualche modo può decidere. Quest'idea si attaglia bene ad una commistione anche con gli affari, e quindi vengono meno la centralità dell'interesse generale, il bene comune. Il tutto anche a seguito di una dominanza del pensiero liberista, liberale, che ha teorizzato, liberista piuttosto, che ha teorizzato che la selezione della domanda a priori fosse necessaria. Non il far emergere la domanda, ma che in pochi si poteva essere più efficienti, che quel conflitto tra democrazia e partecipazione, tempi di decisione che sono posti anche dalle dinamiche delle società più evolute, dai tempi economici che chiedono maggiore fretta, c'è stato un pensiero che ha teorizzato che quanto meno si faceva partecipare e quanto meglio fosse. La contraddizione, a mio parere, al di là poi di una serie di atti legislativi a cui il professor Settis fa riferimento nel suo libro bellissimo sul paesaggio, dove si trova tutto, lo strumentario c'è tutto per capire cos'è successo, e non solo negli ultimi 30 anni, ma anche in precedenza. Quello che è avvenuto è che contemporaneamente la società invece si è evoluta, è cresciuta, c'è una maggiore conoscenza nella società, ci sono anche strumenti di conoscenza nuovi, e quindi la società ha un elemento in più di soggettività rispetto a quella del passato, e questa contraddizione diventa alla lunga esplosiva, perché da un lato c'è un distacco del rapporto tra politica e intellettuali, che anche questo, insomma, è stato praticato e persino teorizzato. Dall'altra i partiti hanno perso i loro legami per la crisi che hanno attraversato. E nel frattempo la società invece è cresciuta e manifesta una maggiore consapevolezza, una maggiore soggettività. Di questo bisogna prendere atto come un elemento positivo, e pur rimarcando la differenza tra chi governa nelle istituzioni e necessariamente è portato e doverosamente costretto anche a raggiungere compromessi, punti di equilibrio, però credo che con questo tema bisogna fare i conti fino in fondo, cioè come noi assumiamo questa domanda di partecipazione e la facciamo vivere dentro il dibattito politico e dentro le istituzioni, perché la politica possa nuovamente vivificarsi, perché possa essere anche attraversata da quelle conoscenze nuove che senz'altro sul territorio ci sono, che i nuovi strumenti favoriscono e che devono partecipare a pieno titolo ai processi decisionali. Poi avrei da aggiungere anche altre cose, ma insomma questo mi pare il primo punto. Ecco, noi veniamo da una fase in cui si è andati ostinatamente in direzione diversa. Io sono un uomo che continua a credere alla funzione di mediazione che devono assolvere i partiti, nel frattempo prendo atto che questa funzione
si è molto ridimensionata, si è molto appiattita, sono tutto potere, istituzioni, rapporti con i gruppi di potere, e dall'altra anche una crisi di altri corpi intermedi, perché la crisi ha attraversato anche altri corpi intermedi, non solo i partiti, pensiamo anche ai sindacati, a come i sindacati si siano anch'essi rinchiusi, oppure anche all'associazione di categoria, il mondo ormai è vario, io penso il lavoro autonomo ha un problema di rappresentanza straordinario, no? Per le dinamiche anche economiche che ci sono state. Quindi è un grande tema che oggi si pone alla politica e che si pone anche a chi ha ruoli istituzionali come quelli che ho io, per i quali, se non vogliamo scendere sul populismo, che è altra materia da quella che io provo a trattare, si deve rimarcare da un lato la differenza di ruolo, perché io credo che sia importante questa chiarezza, ma dall'altro ritrovare anche questi canali di rapporto con questa conoscenza, consapevolezza sociale del tutto nuova che si organizza e che lo fa appunto nelle forme più varie e a volte anche in forme molto polemiche, radicalmente polemiche, proprio perché non trova questi elementi di raccordo e di sbocco, almeno io sono portato a pensare così. Avrei voluto dirne un'altra, ma mi è passata, cioè avrei voluto dire che ad esempio in Italia, per continuare questo riferimento, ne dico un'altra e chiudo, secondo me qualcosa ha detto il Movimento 5 Stelle, che c'è stata a mio parere molta abilità da parte di questo, di Grillo e di chi è intorno, non saprei, nel raccogliere un filo di istanze, insomma, di partecipazione, penso ai comitati, insomma, che sicuramente hanno trovato, no, un punto di riferimento, e però credo che purtroppo poi alla fine questa cosa abbia finito per quasi per chiudersi su se stessa, insomma, per avere una curvatura in qualche misura dispotica, non aperta. E invece il punto che secondo me noi dobbiamo porci è questo, cioè come noi ristabiliamo il rapporto, come facciamo parlare, come dialoghiamo e come poi non riconduciamo nelle istituzioni ad una funzione che sia nuovamente assolutamente gerarchica, senza offendere nessuno, a me pare persino dispotica. Aggiungo anche che per governare, ecco, questo era l'ultimo punto che volevo dire, è assolutamente indispensabile questo cortocircuito tra istituzioni, corpi intermedi, istanze, comitati, associazioni, ristabilirlo. Ormai ci siamo accorti che l'idea che si possa governare decidendo e decretando è una grande illusione, è così, cioè sono, è persino troppo facile, ma insomma sono le grida manzoniane, ecco. Vedete che tutti i governi ogni giorno fanno un decreto, poi che accade? Nulla. La politica è un'altra cosa, ecco. La politica muove le persone, le energie prima di tutto. Quella è la politica. Ogni giorno in quella sala si presenta il Presidente del Consiglio e termino, e un giorno fanno il decreto del fare, poi fanno uno, due, tre, quanti fare fanno. Però accade sempre poco, quasi nulla, insomma, ecco. Questa è l'illusione, ecco, che si possa governare decretando. Non si può. Una società complessa la si governa solo se chi fa il decreto, che pure deve assumersi un giorno la responsabilità di farlo, insomma, entro tempi certi, perché una volta casomai la politica aveva dei vizi di dilazionare troppo, di tempi troppo lunghi, vizi che ha mantenuto tuttora, perché insomma i nodi fondamentali, come vedete, non si affrontano. Però, ecco, non si può fare una buona legge se non si è anche ascoltato i soggetti interessati, se non si è anche ascoltato i cittadini. Cioè, non viene fuori, nessuno come
ci hanno insegnato i nostri nonni, può pretendere di nascere imparato e tanto più nascere imparato in quell'arte del tutto particolare e straordinaria che è la politica. Insomma, non è che uno se impara fisica la sa, ecco, la politica no, è un'altra cosa. Ecco. E quindi il rapporto, insomma, su questo piano io penso è una delle grandi sfide che noi abbiamo davanti. E ripeto, è una sfida che è cruciale per la democrazia, questo assolutamente. Ed è una sfida anche che si fa ancora più feroce a causa della situazione di grande difficoltà economica in cui versano larghi strati popolari. Cioè, quanto più cresce la povertà, quanto più cresce il disagio sociale e quanto più quel divario tra democrazia, istituzioni e cittadini dall'altro è destinato a diventare sempre più esplosivo, fino al punto, io credo, che potrebbe anche minacciare verso soluzioni per niente auspicabili l'evoluzione del nostro Paese. Grazie Presidente. Professor Settis, io volevo, come si dice in inglese, cavalcare l'emendamento che il Presidente Rossi ha posto, cioè mi astengo, pur presidente un corso di laurea in scienze politiche, non entro nella vostra discussione, faccio solo da moderatore perché avrei molte cose da dire e quindi no. In questo vuoto che a mio sommesso avviso, è l'unica cosa che mi permette di dire, più che dalla rappresentanza è stato aperto dalla voragine dei partiti, perché da Gaetano Mosca in poi noi sappiamo che qualunque riflessione sul Parlamento italiano si è sempre accompagnata una sua più o meno presunta, più o meno asserita crisi fondata sulla rappresentanza politica. E d'altra parte il buon vecchio Kelsen parlava della rappresentanza come di una finzione, non a caso. Ma questo è un capitolo, ripeto, non mi astengo. Però per chi domanda di entrare con la testa, con gli occhi, con le mani nei processi decisionali, nelle questioni che contano, nei vari campi che lei ha evocato, questo associazionismo diffuso che in certe aree è più forte, più vitale, in altre magari è lo stato embrionale, si forma, si spegne e poi si riforma, quindi c'è effettivamente una vitalità molto fertile. Che interlocutori può trovare? A questo punto immaginiamo soltanto come interlocutore chi ha responsabilità istituzionali e amministrative dirette? Ma dunque questa è la domanda capitale rispetto a questo associazionismo diffuso. Io conosco meglio quello di natura ambientalistica, le associazioni sul patrimonio, eccetera. Sto parlando di associazioni singole, non del FAI o di Italia Nostra o Lega Ambiente, delle grandi associazioni a carattere nazionale che pure ci sono e sono importanti e molto attive. Io credo però che qui ci sono almeno due equivoci, probabilmente di più, che vorrei richiamare brevemente. Il primo è l'equivoco per cui il lavoro che queste associazioni singole fanno sulla loro città, sulla loro pieve, sulla loro quercia, sulla loro magnolia, sul loro bosco, sulla loro spiaggia, sulle loro dune, viene valorizzato moltissimo da quelli che lo fanno e che stanno lì, e viene svalutata dagli altri. Ricorderete quando a Sorrosa, per citare una persona già menzionata, quando a Sorrosa saltò su perché facevano a Montichiello non so che case, eccetera, eccetera, dice: ma per forza lui c'ha la casa a Montichiello. E io devo dire che questo è un argomento che mi lascia particolarmente freddo, perché io vorrei chiedervi: se dalla finestra di casa vostra assistete a uno stupro, voi che, siccome lo vedete da casa vostra, non è uno stupro? Non chiamate i carabinieri, io li chiamo. Io li chiamo, anche se lo vedo dalla finestra di casa mia. Oppure vedo uno stupro dalla finestra di casa mia, chiudo gli scuri della finestra e mi metto a leggere un trattato o a scrivere un trattato sugli stupri. Cosa dovrei fare? La teoria generale dello stupro, della ragione per cui non bisogna stuprare? No, chiamo i carabinieri. Allora, uno lo vede, la famosa frase NIMBY, Not in my backyard, che viene, il famoso acronimo NIMBY, che viene usato per svalutare questo lavoro. Ecco, però, diciamo, questa cosa di questo punto, di questo elemento, di questo meccanismo della svalutazione, bisogna discutere, perché non c'è dubbio che queste associazioni locali molto raramente
riescono a trovare modalità comuni di azione, ancor più raramente si coordinano fra di loro anche quando hanno temi molto simili. Le associazioni ambientaliste, molto raramente, le associazioni ambientaliste che stanno intorno al lago di Garda, scelgo questo perché è un lago importante, le cui sponde si dividono fra tre regioni, le associazioni dei vari comuni, non solo da una regione all'altra, ma persino all'interno della stessa regione, spesso non comunicano fra di loro. E questo me ne sono reso conto perché, appunto, per questi libri che ho scritto, eccetera, mi capita di andare a parlare con queste comunità. Allora, il problema è: queste associazioni devono rivolgersi rispettivamente al sindaco del loro paese o non c'è qualche cosa di più da fare? Ed è qui che veramente il ruolo dei partiti si sta dimostrando non nullo, che sarebbe un grandissimo complimento, ma negativo, perché i partiti non solo non raccolgono queste cose, queste istanze, con rarissime eccezioni, ma le reprimono. Le reprimono consapevolmente o consapevolmente le ignorano. La strada, secondo me, qual è? La strada dovrebbe essere una strada che passa attraverso una educazione alla cittadinanza, che ci manca nelle scuole, che ci manca nella società, che ci manca nelle famiglie, che manca nei partiti, che manca nel Parlamento, che manca nelle istituzioni. Ma chi ce la darà? L'Arcangelo Gabriele? Se non ci muoviamo noi. E ogni tanto arriva qualcuno che dice la bellezza ci salverà. No, la bellezza non ci salverà se noi non salviamo la bellezza. Allora, il problema è che questa capacità di capire quali sono le radici di queste indignazioni, c'è un'indignazione diffusa, ma io credo che siano le prime parole di quel mio libro che tu prima citavi, Enrico, indignarsi non basta. Bisogna capire che quello che si indigna perché la scuola del suo paese non funziona, perché la quercia del suo paese viene abbattuta, perché l'ospedale del suo paese viene chiuso, in realtà sta difendendo dei diritti di se stesso come cittadino, ma di una comunità di cittadini. Allora, io credo che bisogna riportare il discorso a un orizzonte di diritti, guardare come il diritto all'istruzione, il diritto alla cultura, il diritto alla tutela del paesaggio, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, di cui non stiamo in questo momento parlando, il più trascurato dei nostri diritti, ma che la Costituzione chiaramente prescrive all'articolo 4, calpestato quotidianamente da chiunque ci governi, e anzi insultato, magari qualche ministro nel momento in cui lo insulta scoppia a piangere. Tuttavia, nel momento in cui piange, continua a fustigare i disoccupati. Non si capisce perché. Ecco. Allora, in tutto questo bisogna che qualcuno spieghi, che i cittadini si rendano gradualmente conto che queste ragioni della loro indignazione hanno una radice, uno scudo, una vera e propria arma, una bomba in mano. Questa bomba si chiama Costituzione, perché questi diritti sono scritti lì. E invece la vogliamo cambiare, naturalmente, così. Vabbè, questo è un altro tema. È lo stesso tema. Chi può fare, in assenza dei partiti, qui c'è il ruolo dell'intellettuale, bisogna pur richiamarlo questo discorso a cui, se guardate l'ultimo numero di Micromega, io nell'ultimo numero di Micromega c'è un mio articolo, peraltro l'avevo già pubblicato in una rivista americana, lo hanno ripreso tale quale, sul ruolo dell'intellettuale, sulla crisi del ruolo sull'eclisse dell'intellettuale in Italia. Non vi faccio il riassunto di questo mio articolo perché non vale la pena, ma un punto lo vorrei dire. C'è stato un momento. Come? C'è stato un momento, io ho scritto in questo articolo, in Italia, in cui gli intellettuali venivano considerati. Venivano, nel senso di presi in considerazione. Oggi no. C'è stato un momento in cui i partiti, specialmente i partiti di sinistra, avevano nell'intellettuale,
a volte si chiamava intellettuale organico, un punto di riferimento obbligato, un po' scomodo, perché l'intellettuale tipo Magris non è che si fa spiegare dal segretario del partito quello che deve pensare, ma ci ragiona. Erano un ornamento del partito, ma erano anche un ornamento scomodo. Ecco perché non ci sono più le preferenze nelle liste, perché così gli intellettuali non servono più. Allora, io vorrei che qualcuno mi spiegasse, vorrei sapere se qualcuno, io non le so questo, se qualcuno ha mai fatto un'analisi di quale sia stato l'apporto reale degli intellettuali nel Parlamento. Ce n'erano tantissimi, pensate, un sacco di gente sono stati deputati, ho citato Magris, potrei citare Arbasì, ce n'è una lista talmente, Natalia Ginzburg, un numero altissimo di intellettuali, gran parte di indipendenti di sinistra, che non hanno avuto un ruolo, partecipavano alla vita politica. A un certo punto, con l'avvento del Porcellum, i partiti hanno deciso che degli intellettuali potevano fare a meno che non abbiano l'abitudine di camminare sulle ginocchia, leccando per terra, nel qual caso possono ancora essere utili. Questi intellettuali di questo tipo ce n'è in grande abbondanza, peccato che di solito non abbiano grande forza di pensiero. Quindi tali intellettuali non emergono mai come tali. Allora, rispetto a questa cosa, i partiti sono troppo occupati a litigare fra di loro, fra le correnti, persone, possibili segretari, vice segretari, sottosegretari, super segretari, presidenti emeriti, sottopresidenti, eccetera, eccetera. E gli intellettuali non li vogliono. Allora, ecco perché io dico che non basta rifugiarsi in una retorica della rappresentanza o delle pratiche partecipative. Qui bisogna elaborare intorno a quel concetto che in inglese si chiama adversary democracy, cioè il potere negativo del cittadino. Il cittadino non è tale esclusivamente in quei 31 secondi nei quali si caccia dentro una cabina e con una matita copiativa vota per delle persone che non ha scelto, trovandoseli poi presidenti del Senato, vicepresidenti del Senato, ministri, eccetera, gente che non sarebbe mai entrata al Parlamento se ci fossero stati i voti di preferenza. E ciascuno di noi in questo momento sta pensando 30 nomi, va bene? E non ne faccio nessuno. Allora, il cittadino non è cittadino soltanto, il cittadino deve essere cittadino anche dopo, prima. E dovrebbe mettere dovrebbe poter mettere dei voti di preferenza. E qui devo dire con dolore che la cancellazione dei voti di preferenza, che con questa legge Calderoli ha avuto un suo campo di sperimentazione. Questo campo di sperimentazione, mi duole dirlo, è stata la Toscana. È in Toscana che sono state abolite le preferenze per prima. E io ho sempre sperato, e continuo a sperarlo, che la Toscana faccia un passo indietro, abolisca questa infamia che il cittadino non può mettere le preferenze. Io ogni volta che arriva il momento di votare, da quando non posso esprimere la preferenza, ho la tentazione di non votare. Per il momento questa tentazione non l'ho dato ascolto, perché per qualche ragione c'è qualcosa in me, sono troppo vecchio forse per cambiare idea sul fatto che il buon cittadino va a votare. Però certo vorrei votare perché mi pare, non per delle scelte fatte. Ecco, allora, questa adversary democracy, il fatto che il cittadino possa esercitare il potere, il cittadino dopo aver votato deve stare col fiato sul collo a quello che ha votato, ma non lo farà mai se non ha votato per delle persone, non lo farà mai. Allora, questa adversary democracy non si sostituisce alla rappresentanza, non deve sostituirsi alla rappresentanza politica, non deve minimamente. Chi dice che questo tipo di adversary democracy deve prendere il posto della politica dei partiti sbaglia completamente, secondo me. Da cittadino, e da cittadino che crede nella Costituzione
e che ha giurato dentro di sé fedeltà alla Costituzione, prima che in qualsiasi circostanza pubblica, io credo che il ruolo dei partiti deve esserci, il ruolo del Parlamento, degli organi elettivi deve esserci, ma adversary democracy vuol dire che la democrazia rappresentativa, il potere negativo si deve esercitare accanto come controllo continuo dell'azione politica. Questo è quello che manca. La ragione dello sganciamento fra i due livelli, del divorzio fra la politica, diciamo, di chi la fa per mestiere e la politeia del cittadino, la ragione di questo divorzio è esattamente questa, che chi fa la politica attiva, i partiti, non sto parlando delle singole persone, ma nella loro generalità non vogliono il controllo dei cittadini, perciò non vogliono le preferenze, perciò non vogliono vere forme di partecipazione sostituite da liturgie di partecipazione. Grazie. L'adversary democracy, a suo giudizio, è quindi garanzia, restiamo all'inglese per un momento, è garanzia di accountability sostanzialmente. Che ragionamento che in parte abbiamo fatto stamattina all'inizio della nostra riunione. Presidente Rossi, qui c'è una sollecitazione, lei vede questo ruolo così essenziale del mutamento di questa regola elettorale legata alle preferenze? Io non dimentico che c'è stato, credo molti fra i presenti se lo ricordano, una discussione molto intensa, sia tecnica che politica, anche proprio a partire dalla Toscana, sul raccordo fra sostituzione delle preferenze con la possibilità di consultazioni primarie, una discussione reiterata sul fatto di come le preferenze, soprattutto in certi bacini elettorali di questo Paese, si accompagnassero a forme di corruzione politica diffuse. Mi ricordo c'era questa retorica ritornante da questo punto di vista, che mi pare di capire, se vado indietro con me, pesò in quella scelta. Lei effettivamente tornerebbe indietro su quella scelta, non per schiacciare la discussione sulle riforme istituzionali, ma visto che il professor Settis dà a questa vicenda il ruolo di una svolta chiave, ecco. Vorrei garantire intanto che noi rivedremo la legge entro l'anno e reintrodurremo le preferenze. Siamo anche l'unica regione, qui c'è anche il capogruppo dell'Italia dei Valori, Marco, che insomma sta fatto di questo una sua battaglia personale. Anche il Partito Democratico, leggevo le dichiarazioni di Ruggeri, è favorevole alla reintroduzione delle preferenze. Anch'io l'avevo detto, insomma, ma l'avevo detto in politica, conta poco. Però in campagna elettorale nel 2010 feci su questo punto un'apertura e parlai appunto della necessità di ritornare alle preferenze, perché quel sistema, che pure e almeno in Toscana aveva avuto una serie di motivazioni diverse dal Porcellum nazionale, poi il Porcellum ha anche altri significati, nasceva dall'idea che una campagna elettorale costasse troppo, che scatenare dentro la stessa lista un meccanismo di competizione spingesse ad un conflitto interno ai partiti e quindi alla ricerca anche di voti nel sottobosco della politica, nel clientelismo. Venivamo da una fase in cui la preoccupazione per la corruzione, per questi fenomeni, era più alta che non ora. Al centro c'erano proprio i partiti ancora, prima che le istituzioni. Oggi forse sono più le istituzioni oggetto del dibattito sulla loro regolarità, sulla loro trasparenza. E che quindi, se avessimo fatto precedere le elezioni dalle primarie, che ogni partito si sarebbe potuto organizzare anche in sedi proprie, si sarebbe evitato quel rischio che poi dopo invece temevamo potessimo correre. Quindi campagna elettorale troppo costosa, campagna elettorale che confligge nel partito piuttosto che portare i diversi esponenti dei partiti a confrontarsi tra partiti sulle diverse opzioni. Il problema è che noi non abbiamo potuto inserire per legge le primarie,
Le primarie non può la Regione Toscana stabilire che devono essere fatte necessariamente. E quindi a farle alla fine è rimasto il Partito Democratico e SEL, mi pare, sì, anche SEL partecipò nel 2010, con un livello di partecipazione dei cittadini assolutamente basso, sono 100.000 quelli che partecipano. Però attenzione, anche le preferenze dopo non saranno molto di più quelli che le esprimano. Quindi i sistemi elettorali poi hanno tutti un loro momento di criticità. E questo in effetti ci ha messo in una situazione imbarazzante. Noi ormai possiamo dire, forse la prossima volta no, ma l'ultima volta potevamo prevedere tranquillamente quanti sarebbero stati gli eletti e chi sarebbe stato eletto in Consiglio regionale. Quindi il Consiglio regionale lo avevamo formato già prima delle elezioni, con nome e cognome, perché... E poi appunto non è valso il principio di universalità delle primarie proprio perché altri partiti, non potendolo la legge regionale imporlo, hanno preferito soprassedere e non farle. Quindi secondo me la soluzione non può che essere quella più immediata, quella più breve del ritorno alle primarie. L'altra avrebbe potuto essere quella dei collegi uninominali, magari collegi a doppio turno, dove i cittadini possono anche misurare quindi la validità della persona e spingere anche i partiti a presentare non più soltanto personaggi di secondo piano, ma personaggi di maggior rilievo che combattendosi dentro il collegio avrebbero alzato il grado del dibattito e anche della qualità della campagna elettorale. Però avendo ridotto a 40 i consiglieri regionali diventa ancora più difficile pensare ad un'ipotesi di questo tipo, perché il collegio uninominale diventerebbe troppo ampio e quindi insomma si perde quel rapporto che prima anche il professore evocava dovrebbe esserci tra il candidato e l'elettore. Quindi io insomma ho fatta lunga, ma il punto vero è che ritorneremo alle preferenze. Ecco, nell'esperienza toscana però la preferenza era stata evitata in ragione di quelle difficoltà che prima vi dicevo, cioè, questo fatto che una campagna elettorale con la preferenza ha un costo che non è banale. Ora in effetti ora abbiamo il livello opposto, la gente fa le primarie, si rivolge ad un elettorato tutto sommato conosciuto, partecipa all'elettore noto, si mobilita all'elettore noto o vicino, poi non si fa più nemmeno la campagna elettorale, che tanto uno sta in lista e la campagna elettorale la fa solo il candidato presidente. Questa è un po' l'esperienza che mi è toccata. Ecco, uno sta in lista e quando è in lista sa che gli tocca, insomma sa che se sta a quel livello lì è assai probabile che poi, e poi comunque non gli cambia nulla, insomma, il partito che tira i voti. Rivendico anche, quindi lo faremo, insomma, questa riforma la faremo, rivendico anche con orgoglio il fatto che rispetto alla follia che abbiamo avuto di arrivare a 75 rappresentanti in Consiglio regionale, mi pare tanti fossero, 6-5, ecco, adesso si sono ridotti a 55, al prossimo giro diventeranno 40. Benissimo, io sono d'accordo, sono stato tra i primi e la Regione Toscana è stata la prima regione che ha adottato questo cambiamento. Tenete presente che 40 sono distribuiti sul territorio della Toscana, il che vuol dire che per ogni 100.000 cittadini residenti, noi siamo 3.700.000, ci sarà un deputato consigliere, il che non è così poi agevole dal punto di vista della garanzia di quel rapporto che dicevamo prima. Tutto questo in omaggio ad una legge nazionale dello Stato e purtroppo anche in omaggio alla scarsa credibilità che ha la politica e quindi alla legittima critica che verso la politica si dirige, contestandone spesso i costi. Anche qui fatemi dire così, io ricordo che cominciammo a contestare i costi dei consigli di circoscrizione ed era giusto perché
magari non era giusto che diventassero, diciamo, una modalità di impiego per chi non aveva altro lavoro, insomma, ecco, era giusto che non ci fosse un appannaggio, però adesso mi pare che siamo nel deserto, nel senso che le città mancano, se non per spirito volontaristico, che da qualche parte ancora resiste, di luoghi nei quali se un cittadino c'ha bisogno di andare a raccontare che la fermata del pullman avrebbe bisogno di averla un po' più vicino perché non sa nemmeno come rivolgersi. Io credo che, ecco, questi aspetti bisognerebbe metterli in discussione quando poi andiamo a discutere di tutto ciò. In ogni caso, sono d'accordissimo e mi fa piacere quello che ha detto il professor Settis sul ruolo dei partiti e sul ruolo degli intellettuali. Penso che uno degli elementi di arretratezza nel nostro Paese sia quello di avere partiti personali, candidati che si fanno fare fotografie, insomma, anziché accanto a intellettuali o a discutere con gli intellettuali, con esponenti del mondo televisivo, dello spettacolo, insomma, conoscete bene tutto quello che avviene. Mi pare anche il portato di una politica, di una cultura berlusconiana che ha impregnato di sé e dominato la cultura del paese, poi, no? Questo mi sembra il punto. Noi forse dovremmo lavorare molto per uscire da questa cultura di cui siamo imbevuti tutti, insomma, tutti più o meno in gradi diversi, ma alla fine siamo tutti un po' lì, ecco. Oggi si chiama il pubblicitario per fare la campagna elettorale, no? Piuttosto che riunire un gruppo di intellettuali, non solo umanisti, ma anche tecnici, ma anche con dotazione scientifica, con preparazione scientifica, perché magari se parli di un argomento è bene avere un apporto di cultura e di competenza. La cosa che si fa è fare un sondaggio e sapere quali sono gli umori dei cittadini. E questa è una delle peggiori malattie, ecco, la malattia che riduce la politica a marketing e quindi trasforma la politica a mero mercato. Si fa il sondaggio, cosa gradiscono i cittadini, e si pone sul piatto e si fa la dichiarazione, il rapporto. L'inventore di questo è stato Berlusconi, ma poi, come abbiamo visto, le agenzie di pubblicità sono proliferate. Non è tanto il fatto che siano proliferate, è il fatto che dominano il dibattito politico, è il fatto che lì si riduce la discussione politica programmatica, la discussione valoriale, la discussione di identità, la visione della società. Spariscono gli interessi sociali, spariscono i gruppi sociali. Ci è stato raccontato che non esiste più la classe operaia, poi scopriamo che il mondo del lavoro retribuito è ancora vastissimo, ancorché frammentato, e che accanto al mondo del lavoro retribuito è cresciuto un mondo del lavoro autonomo che è altrettanto vasto, con gradi di sfruttamento e autosfruttamento che sono appunto assai paragonabili. Perché non domandarsi come ricomporre allora il mondo del lavoro, ivi incluso anche il mondo dei precari, con tutti gli allentamenti dei vincoli di tutela sul lavoro che si sono avuti in questi anni, anche per responsabilità indubbiamente nelle stesse forze di sinistra che hanno governato. Insomma, questo mi pare tutto sommato lo sfondo. Ci ho detto però, e quindi condivido molto le cose, mi fanno anche piacere questo riferimento al ruolo dei partiti che io ritengo indispensabile. Ci ho detto però, ecco, l'altro punto su cui mi piace informare, insomma, tutti voi su ciò che ha fatto la Regione Toscana, è che noi, non so se siamo la prima regione perché qualcosa ha fatto anche l'Emilia-Romagna, ma sicuramente in modo abbastanza innovativo, abbiamo approvato una legge, rinnovato la legge già approvata nel 2007, abbiamo cambiato e ammodernato i contenuti e rilanciata per i prossimi 5 anni, che prevede il dibattito pubblico. E quindi questo, a proposito di sponde da trovare, a proposito di riferimenti da trovare, io credo che può essere un riferimento importante, anche allo scopo di riconciliare i cittadini con le istituzioni. Dibattito pubblico, insomma, c'è una serie di meccanismi con i quali si possono attivare,
sono meccanismi con i quali si può attivare, sono meccanismi abbastanza semplici, sono a livello periferico i comuni, oppure 3.700 cittadini, lo 0,1 della popolazione residente. Si fa ricorso ad un'autorità garante che decide del processo e del dibattito pubblico, si informa, si sta 3 mesi a raccogliere le opinioni e poi il responsabile del dibattito deve inviare una relazione all'ente che si è prefisso di realizzare una certa opera, di fare un certo intervento, e l'ente a quel punto ha altri 3 mesi per poter decidere a secondo appunto di come il dibattito pubblico si è sviluppato e la relazione del garante, del responsabile del procedimento riferisce e indica. Mi veniva detto che questa cosa, che in Francia è abbastanza diffusa e che forse è anche la ragione per le quali in tante vicende ci sono meno conflitti, produce una situazione nella quale circa il 50%, oltre il 50% delle proposte viene approvato con una certa convincimento, perché il processo partecipativo è anche un processo di informazione. La gente non sa cosa si decide, me ne accorgo abbondantemente girando per la Toscana, proprio sembra di essere sommersi da informazioni, in realtà anche la macchina dell'informazione ha le sue caratteristiche, i suoi vizi. Se la informi, magari qualche volta anche dire, beh, insomma, forse fanno bene, insomma. E pare che questo, secondo l'esperienza in Francia, riguardi circa il 50% dei casi. Un altro quarto, importante più da questi processi, indica una serie di correttivi che poi vengano adottati e quindi producono un miglioramento della stessa delibera, dello stesso intervento, della stessa opera pubblica. Un'altra parte inducono ad una riflessione le autorità proponenti e in qualche caso c'è un ritorno indietro e la ricerca di soluzioni diverse. La cosa interessante della nostra legge è che questa legge è obbligatoria per interventi sopra 50 milioni di abitanti, sopra 50 milioni di euro. È auspicabile e possibile anche per interventi privati. Questione delicata perché sul lato degli interventi privati si può confliggere anche con lo Stato di diritto, nel senso io ho diritto, tuttavia penso che abbiamo fatto bene, ho diritto per legge, quindi dice io sono contrario, vabbè, ho diritto per legge, tutt'al più poi rimane il codice civile, insomma, come elemento di conflitto tra due interessi privati. Oppure la Costituzione, insomma, però si dà anche il caso che ci sia chi ha diritto, insomma, non è che il popolo organizzato alla difesa di un determinato è ogni volta ha ragione, qualche volta magari perché ci sono delibere precedenti sbagliate o perché semplicemente ha diritto e ha diritto e anche chi è contrario qualche, deve soccombere, insomma, perché, e sopportare, perché va anche così. Io questo tema ci torno perché qualche volta mi pare, c'è una, ne parlavamo anche con il professore, c'è una caduta del sentimento della legalità e del diritto che mette tutto sullo stesso piano, insomma, e questo è pericoloso, e cosa che percepisco sia nelle istituzioni ma che percepisco anche negli stessi movimenti e nelle stesse associazioni. Noi stiamo insieme perché esiste un diritto, penso potrebbero, chi ne sa più di me su questo, probabilmente dirne di più e confortare con elementi ben più forti dal punto di vista del pensiero di quelli che io non riesca. Però abbiamo ritenuto che anche il privato potesse essere sottoposto a processi di questo tipo perché comunque c'è un elemento di informazione, perché comunque può uscire, ecco il punto, una indicazione, una critica, una richiesta che può essere accolta, ad esempio, nei pareri che portano all'autorizzazione dell'iniziativa privata. In questo senso noi produciamo anche un intreccio tra la consultazione, il dibattito pubblico e la valutazione di impatto ambientale, che rimane una delle questioni più complesse, la quale non è giusto che sia affidata solo ai tecnici, secondo me,
Non è giusto che sia affidata ad un rapporto esclusivo che qualcuno pensa, a volte francamente sbagliando, di subordinazione del tecnico rispetto al potere politico, ma è giusto che preveda anche elementi di partecipazione corale, collettiva. Se entriamo nel merito, cominciamo a renderci conto anche di una certa complessità delle cose che, insomma, se la politica su questa, che se ci mettessimo, in primo luogo si mettesse la politica convintamente su questa strada, con un grado di ragionevolezza condiviso da parte di tutti, forse si risolverebbe molti conflitti e si farebbero grossi passi avanti, anche, io dico, in un senso di appartenenza alla comunità, che in certe situazioni mi sembra proprio frantumarsi, in certe situazioni mi sembra anche venir meno, ecco, per conflitti di interessi. La devo dire così, io credo che il pirogassificatore è un problema, a Rosignano è un problema, non è una cosa facile, ma che gli interessi di quelli che hanno fatto il porto a Cecina si combinino con le associazioni che distrugge la costa, in un modo evidente e percepibile, ecco, molto più di quanto non possa essere un pirogassificatore che potrebbe servire una zona industriale a Rosignano, quindi non mi sottraggo dalla discussione. E vado lì e trovo che ci sono i comitati organizzati e dentro i comitati l'elemento forte è quelli che vogliono fare il porto a Rosignano perché hanno interessi turistici a Rosignano. La cosa, ecco, è così, no, questo è così, è così. E magari poi ci sono la stampa che cavalca a seconda delle situazioni, quando c'è la crisi occupazionale alla Solvay, allora è evidente che in primo piano va la crisi occupazionale, quando c'è il dibattito intorno invece agli aspetti di impatto ambientale della Solvay, allora l'indice giustamente deve andarci l'ARPAT, quando si parla del pirogassificatore allora emergono invece le forze trionfanti dell'ambientalismo, la cui anima fondamentale è costituita per l'appunto dagli interessi ben colposi di chi vuole fare il porto di Rosignano, il porto di Cecina, il cui impatto, insomma, ecco, ragionerei. Ecco, se si fa è impressionante, perfetto, e bisognerà pensarci e rimediare, ci stiamo provando attraverso un'operazione che sia diversa da quelle che abbiamo messo in campo finora, perché se avete Google e vedete dall'alto la costa toscana, voi la vedrete deturpata appunto da tutta una serie di interventi contro l'erosione, tema che ho visto è particolarmente caro, su cui ha fatto un intervento il professor Settis di recente, e sono tutti interventi sbagliati, insomma, evidentemente, perché gli interventi per il ripascimento delle coste forse conviene farli con un principio più, diciamo, adatto e più secondo natura che non impattante. Questo che abbiamo fatto è molto contro natura, bisognerebbe inventare un'ingegneria ambientale più secondo natura, cosa che proveremo a fare. Però per dire, ecco, Cortome forse è venuto bene, un caso in cui il dibattito pubblico sul pirogassificatore, che non si farà, insomma, non c'è nessuna domanda al momento, sul gassificatore a largo di Rosignano non c'è domanda, c'è stata, adesso sono fermi, non c'è domanda. Bisogna farlo in modo contestualizzato, bisogna farlo anche in rapporto al porto, bisogna farlo in rapporto al destino che in quella comunità si vuole avere rispetto allo sviluppo, perché se andiamo alla questione di Montichiello, personalmente io ritengo che una delle vicende più drammatiche che la Toscana vive, ha vissuto e continua a vivere, se non produciamo rapidamente una svolta, è che siccome il bisogno di produrre reddito non è sopprimibile, o la Toscana produce reddito in forme ambientalmente compatibili, e tra queste include anche la possibilità di conciliare industria e ambiente e di mantenere una presenza industriale significativa, o altrimenti la Toscana mi pare per tanti aspetti una regione vocata, mi verrebbe una brutta parola, a consumarsi territorio per costruirci tante seconde case. Noi su questo vogliamo fare una svolta, la stiamo producendo con la legge sul paesaggio e con la legge 1 che riporta anche alla regione in carico una serie di compiti di controllo. La vicenda Montichiello nasce da una fase di
sviluppo urbanistico in cui in tutto il paese, anche in Toscana, la rendita è sopraelevitata. E trovo in giro ancora chi pensa che tutto lo sviluppo non possa essere che turistico, e per sviluppo turistico si pensa appunto a valorizzare i terreni, a trasformarli, come si dice dalle nostre parti, in murativi, e via e via. Io credo che questo sarebbe un errore che abbiamo corso e su cui abbiamo già pagato molto, ma sarebbe un errore madornale continuare a percorrere anche per il futuro. Insomma, questo è un po' il quadro, ecco, sia dal punto di vista politico sulle questioni che riguardano l'assetto istituzionale, quindi la legge di riforma elettorale, la possibilità di introdurre il dibattito pubblico nel quale noi crediamo. Io, pensando di venire anche qui, mi ero ripromesso di annunciare una richiesta all'autorità garante di attivare il dibattito pubblico su 5 o 6 cose, dico così almeno do una notizia, ecco, diciamo. Abbiamo imparato che bisogna andare nei posti per dare una notizia. Ecco, cioè, cosa ha detto? Partecipazione. Siccome la legge è recente, allora dico vado lì e daremo una notizia. Non possiamo dare la notizia perché il governo ci ha scritto che insomma, non condivide la legge perché ci sarebbero dei costi indotti su cui bisogna... Vedremo quello che risponderà. Abbiamo risposto, abbiamo risposto. Non è il governo, è un funzionario del Ministero dell'Economia e della Finanza che ha fatto degli obiettivi. Vabbè, questa... Vabbè, insomma, se fosse stata la regione, un funzionario della regione a rispondere appunto a un comune, avrebbero detto la regione, e quindi un funzionario del Ministero e quindi del governo ci ha detto attenzione, ci sono dei vincoli, eccetera. Ne abbiamo risposto, aspettiamo la risposta definitiva. Io credo che noi daremo un bel segnale alla società, alla politica toscana, se la giunta regionale per prima dicesse beh, su questo apriamo il dibattito pubblico, no? Abbiamo il coraggio. Poi naturalmente il dibattito pubblico non è vincolante, il risultato alla fine condiziona ovviamente, ma la responsabilità istituzionale poi deve esserci e sarà comunque l'istituzione ad assumersi questa responsabilità. Quindi, come capite, insomma, noi diciamo che ci stiamo provando pure tra tante difficoltà e avremo francamente anche bisogno di una nuova leva di giovani, posso dire così, che in qualsiasi posto si collochino sentano bruciare, sentano dentro di sé quell'ansia di partecipazione e di tutela del bene comune a cui prima vi richiamava il professor Settis. Poi, una volta che si sente questo, le forme si trovano, ecco. E magari cambiano anche da epoca a epoca. Io avevo le mie, che oggi ne troverete sicuramente altre. Questo però mi pare un passaggio decisivo, insomma, per salvare la Toscana, per salvare i nostri beni, per ricostruirci un futuro, per ritornare anche a parlare di diritti. Rammentavo prima al professore che ho trovato una persona, non voglio sbilanciarmi troppo, insomma, questi che sono delle classi dirigenti, io credo che questi non hanno interesse a sviluppare la democrazia e la partecipazione. Oggi nel mondo dominano i profitti, domina un capitalismo finanziario che acquisisce, accumula, investe ormai in dimensioni planetarie. E tutto questo, mi viene fatto di dirlo così, è profondamente in contrasto con ciò che finora ha mitigato il capitalismo. Democrazia da una parte, partecipazione e lavoro e diritti del lavoro dall'altra. Questi sono, mi pare, i due punti. Come provare a mitigare nel secolo nuovo il capitalismo, a ridargli regole attraverso un rafforzamento della democrazia e il lavoro, insomma, il rifondare, come dice il primo articolo della Costituzione, la nostra Repubblica sul lavoro, è penso il problema fondamentale che noi abbiamo. E allora, di nuovo, ogni forma di partecipazione, anche fosse una partecipazione particolare, io sono meno, diciamo, indulgente rispetto al professore su questo, noto a volte anche in associazionismi forme di egoismo specifico, però se da lì si può partire per poi allargare l'orizzonte, io penso che questo è senz'altro utile, è senz'altro importante. In fondo uno parte anche dalla propria condizione, parte anche
da quello che in quel momento sta vivendo, insomma, e non solo rispetto al bello, ma anche rispetto a tante altre cose, il lavoro, alla giustizia, alla sua collocazione, al suo diritto di mobilità che adesso non c'è più, mobilità sociale anche. Quindi su questo piano noi ci stiamo muovendo come Regione, noi ci auguriamo che se è risolto il conflitto col Governo nazionale, nei prossimi giorni si possa attivare l'autorità garante e vi prometto, la politica serve anche a fare qualche promessa, faremo un elenco di opere e di interventi su cui attiveremo il dibattito pubblico. Poi, perfetti anche in Regione Toscana non siamo, però saremo l'unica regione che questo processo lo mette in campo, ecco, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue problematiche, ma andremo a discutere laddove sappiamo che i cittadini ci stanno contestando, non sono d'accordo, hanno da porci una serie di problemi che noi ascolteremo. Grazie Presidente, lei ha detto delle cose molto impegnative, lo dico come garante per il governo del territorio, non ho mai sentito un capitolo di impegni di questo tipo, quindi io li saluto con grandissimo favore. Volevo chiedere al professor Setti una cosa, come vede lei il dibattito pubblico rispetto a questa teoria che mi convince molto, il rapporto organico fra una democrazia contrastante, traduciamola così, che spinge sul controllo sociale e stimola per questa via il principio di responsabilità di chi amministra e di chi governa, con pratiche appunto di dibattito pubblico. Trova che ci sia qualche contraddizione o qualche cautela da avere? Come si muoverebbe se dovesse sperimentarla in prima persona? Ma io trovo che abbiamo soltanto cautele, quindi vorrei che non ce ne fossero più, perché ci muoviamo sempre fra mille cautele e il risultato che cos'è? Che abbiamo qualcosa che chiamiamo stabilità convenzionalmente e che io chiamerei paralisi, perché quello che abbiamo convenuto di chiamare stabilità è la paralisi. O forse no. Perché quando il lavoro è sempre meno non è paralisi, è peggio della paralisi. Allora, noi abbiamo una situazione nella quale stiamo combattendo, e questo lo ha detto molto bene il Presidente Rossi un minuto fa, stiamo combattendo con una concezione, con delle politiche economiche di oligarchie finanziarie che si travestono da liberali e non lo sono. Bisognerebbe forse tornare, chi è che l'ha fatta? Forse tu Daniele lo sai, la distinzione fra i liberali non liberisti e i liberisti non liberali. Abbiamo a che fare con dei liberisti non liberali e veniamo da una tradizione, quella che ha contribuito a scrivere la Costituzione, quella di cui faceva parte Luigi Einaudi o Benedetto Croce, di liberali non liberisti. Cioè, noi dovremmo ritornare a quel tipo di discorso. Quindi io credo che rispetto a questo discorso, a questa religione dell'austerità, la quale religione dell'austerità viene predicata in nome di principi che sottopongono il diritto del cittadino a una continua erosione in nome di meccanismi per ripianare il debito pubblico, dettati dall'alto. Senza accorgercene siamo stati invasi da una potenza straniera che si chiama Europa. Ma siamo noi. E non proviamo a dire una voce diversa? E siamo noi che vogliamo essere invasi e vogliamo comportarci come un popolo sconfitto. E non facciamo nulla e continuiamo a dire ogni 5 minuti un Presidente del Consiglio che cambia faccia, e da questo punto di vista con grande dolore devo dire che le facce degli ultimi 3 Presidenti del Consiglio sono molto diversi e mi piacciono in misura crescente, dal terz'ultimo all'ultimo, al penultimo all'ultimo come faccia, ma dicono la stessa cosa, però dicono che la crisi sta finendo e che sta cominciando la ripresa, e dicono tutti una bugia. Allora, rispetto a questi, quali sono le cautele che dobbiamo prendere? Nessuna cautela. Dobbiamo invece attivare al più presto possibile tutti i meccanismi perché ci sia un maggiore contatto fra il cittadino che viene governato
e chi lo governa, perché stiamo dimenticando poi dell'articolo 1 della Costituzione, diciamo tante cose, ma ci stiamo dimenticando la parte più importante, che dice così: la sovranità appartiene al popolo. Perché noi stiamo continuando a, nelle gerarchie di cui teniamo conto, ci dimentichiamo che ciascuno di noi è sovrano, siamo sovrani non come individui, nessuno di noi fonderà una dinastia e avrà cerimonie di incoronazione, ma il popolo nel suo insieme dovrebbe essere. Allora credo che da questo punto di vista sarebbe opportuno, cominciando da pratiche di partecipazione di varia natura, sarebbe opportuno riflettere su una maggiore, una delle cose che dovremmo fare, invece di cambiare, avete notato che fra i cambiamenti della Costituzione di cui si parla, nessuna amplia i diritti, nessuna, tutte le riforme della Costituzione restringono i diritti. E vi pregherei di leggere sul sito del Senato, sul sito della Camera, la relazione firmata in quest'ordine da Enrico Letta, Quagliariello e Franceschini, nella quale si dice che la nostra Costituzione, essendo nata nell'immediato dopoguerra, è un po' troppo cedevole verso la democrazia e quindi bisogna fare qualcos'altro. Allora, in questa situazione, perché noi non possiamo immaginare invece una crescita dello spazio della partecipazione? Io ho usato come formula questa frase azione popolare, che è una formula nel titolo di un mio libro recente, azione popolare, correndo il rischio consapevolmente di un'accusa di populismo. Ma azione popolare è una frase del diritto romano. Actio popolare, cioè sarebbe come accusare di populismo, che so io, l'imperatore Adriano, mi sembra un po' difficile. Actio popularis è un istituto del diritto romano secondo il quale nel diritto romano il cittadino singolo o associato ha il diritto di agire in giudizio contro lo Stato in nome della comunità. Il cittadino singolo o associato deve avere il diritto di dire: io ritengo, poi naturalmente deve agire in giudizio, io ritengo che l'interesse della comunità di cittadini di cui faccio parte sia stato violato. E quindi questo c'era nel diritto romano. Questo c'era nel diritto romano. E non sto parlando di cose di 2000 anni fa che sono defunte, perché l'azione popolare è stata reintrodotta nel diritto costituzionale contemporaneo da alcuni paesi, di cui cito il più grande, il Brasile. Si chiama Action Popular ed è proprio per i reati di natura ambientale. Quando c'è qualcosa di, ecco, invece di fare, come si diceva prima, invece di fare il funzionario della via, che spero che in Toscana non sia mai corrompibile, ma magari in un'altra regione lo è, un ragionamento sulla valutazione di impatto ambientale che coinvolga i cittadini è più interessante. Può essere non soltanto perché è un processo democratico in sé, ma perché attraverso questi problemi dell'ambiente, dell'equità sociale, del lavoro, della giustizia, della scuola, della salute, è attraverso questi che si veicolano i meccanismi essenziali della democrazia. Quindi io quello che credo è che, altro che cautele, stiamo avendo solo cautele, non vedo l'ora che qualcuno dica: basta con le cautele, facciamo qualcosa. Se almeno qualcuno prevedesse ricorso diretto alla Corte Costituzionale da parte del singolo cittadino, questo già sarebbe una grande compensazione. Alcuni paesi ce l'hanno, noi no. Credo ci sia anche Spagna. La Spagna, Spagna 1978, Spagna. Quindi no. Appunto, quindi Spagna c'è. Scusate, l'ora è tarda, però so che qualcuno voleva fare qualche domanda o... Troppo tardi. Vai, due parole. Marco Manneschi, presidente della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale. Mi sono nemmeno alzato. Sì.
Sì, buonasera a tutti. No, due parole perché questa legge sulla partecipazione porta il mio nome per primo quindi, e soprattutto perché un po' ho seguito tutta la gestazione fin da quando abbiamo intrapreso il percorso, come era previsto dalla 69, di monitoraggio e di indagine conoscitiva sugli effetti della legge 69. Una nota, perché i temi introdotti sono di vasta portata e fra l'altro chiamano in causa dei principi generali. Io mi permetto di osservare che l'istanza rappresentata dal professor Zetti, se raccolta dal nostro presidente Rossi, cioè l'istanza appunto affinché gli enti locali, in questo caso la Regione Toscana, muovano verso forme di maggiore coinvolgimento dei cittadini, è un'istanza sacrosanta, ma si muove in un contesto storico molto difficile, molto particolare. È vero che c'è un malcontento generalizzato e quindi il fenomeno NIMBY esprime in positivo la ragione oppositiva, no? Che poi è la sostanza della democrazia, no? In democrazia c'è una democrazia nella misura in cui le decisioni collettive possono essere sottoposte a vaglio critico. Questa è l'essenza, no? Da Atene in là si discute in democrazia, non è che si decide, si discute per poi poter prendere delle decisioni avvedute. Il tempo è tale e i problemi di un paese come l'Italia sono tali che io non ci scommetterei sugli esiti, perché non solo assistiamo da decenni a una deriva personalistica, ci piaccia o non ci piaccia, questo è il dato. Oggi non esistono più organismi collettivi, ma c'è l'individuo che assume in sé un mandato. È un tempo particolare questo, e quello che chiede, e quello che rischia di chiedere una società malata da interessi eccessivi che poi insomma trovano sfogo nei mezzi di comunicazione. C'è chi contrappone la rete ai media tradizionali dicendo non è controllabile, non ne sono affatto convinto. Basta leggerla un po' la rete, ci accorgiamo di cosa può essere, cioè ci possono essere delle vere e proprie manipolazioni inverificabili anche attraverso una discussione che sembra aperta come quella della rete. La sostanza quindi è che rispetto a un percorso che vede, diciamo, gli uomini soli, gli uomini o le donne, ma più che altro sono gli uomini, anche questo lo vorrei notare, perché mi pare che sotto questo profilo, diciamo, una cultura un po' maschilista emerga, gli uomini soli al comando, i contrappesi, i contropoteri, quelli che nella Costituzione furono pensati apposta, no? Per evitare una nuova deriva autoritaria, che ora vengono vissuti come talvolta un orpello. Io ricordo le polemiche di qualcuno contro il Parlamento che decretava sui lamelli branchi, però anche qui è chiaro che le difficoltà crescenti non aiuteranno processi di condivisione democratica, non li aiuteranno, quindi di questo bisogna essere consapevoli, bisogna quindi rafforzare in modo scientifico gli istituti di democrazia, e il primo istituto di democrazia sono le assemblee rappresentative. Questo è il primo, perché quando abbiamo smantellato le assemblee rappresentative abbiamo tolto lo strumento per controllare il potere. Che ci piaccia o meno, anche perché i mezzi di informazione, come ho detto prima, non lo garantiscono. Allora, in questo contesto storico e nel contesto della nostra regione, dove ovviamente i problemi ci sono a bizzeffe, noi abbiamo iniziato un percorso col Presidente molto chiaro, abbiamo fatto degli interventi mirati al risanamento istituzionale. Noi abbiamo, non a caso, insieme alla polemica, all'innesco che fu fatto sulla legge elettorale, di cui onestamente devo dire il Presidente Rossi ha colto subito, lo colse anche in campagna elettorale, poi ha approfondito e si è colto subito il punto centrale. Quello sull'etica della politica, noi abbiamo fatto una battaglia in Regione Toscana sui vitalizi che è stata faticosissima, perché convincere, diciamo, i consiglieri regionali a votarsi contro se stessi non è stato. Poi dopo un inizio dove
praticamente la proposta la feci io e il Presidente la riprese subito e disse: questa è una cosa buona e giusta, va per davanti. Beh, lui si sarà preso le sue, ma io le mie. Io per qualche mese in Consiglio non ho campato, va bene, perché mi guardavano come il nemico, te sei un nemico. Cioè, qualcuno bonariamente diceva: ma tanto te c'hai il lavoro, per cui si capisce che te ne frega. No, è come se, fra l'altro, avere un'attività, diciamo, lavorativa fosse per chi fa un'attività pubblica un peccato. Invece è un onere abbastanza significativo e se volete un giorno dovremmo anche approfondirle questi aspetti, perché riguardano i conflitti di interesse, riguardano i portati dalle decisioni pubbliche che spesso coinvolgono il proprio lavoro inevitabilmente. La sostanza è che rispetto a questo cammino che abbiamo fatto, dove ancora c'è molto da fare, non è che non è finito, però abbiamo fatto un risanamento istituzionale, abbiamo avviato un risanamento politico, perché la legge, ha ragione il Presidente, entro l'anno massimo, gennaio-febbraio dell'anno prossimo, dovrebbe prendere vita, c'è già un accordo di fondo, verranno reintrodotte le preferenze. Ovviamente non è sufficiente, perché in Toscana non si aspettano queste e basta, si aspettano ben altro dalla Toscana, quindi il lavoro è su tanti fronti, paesaggio, cultura, c'è tanti aspetti che noi stiamo toccando e stiamo cercando di trasformare con una maggioranza che ha resistito finora a molti diciamo inciampi di natura nazionale, perché c'è stato varie vicende, disavventure e avventure. La legge sulla partecipazione in questo contesto si inserisce perfettamente nel tentativo della Regione di riaprire uno spazio di decisione pubblica. La legge 69 era una buona legge, ma forse era troppo ambiziosa, cioè era molto idealista, una legge che per esempio il dibattito pubblico l'aveva, ma non lo aveva reso obbligatorio, ergo non c'è stato un dibattito pubblico. In Toscana dal 2007 c'è una legge che lo prevedeva, ma non ne abbiamo fatto uno. Allora lo abbiamo reso obbligatorio, è una scelta, guardate, che è coraggiosa, non è uno scherzo rendere obbligatorio il dibattito pubblico, perché ci sono delle questioni che sono state poste nelle discussioni pubbliche molto, come dire, cruciali. Si chiede: ma l'esito del dibattito pubblico ha un valore vincolante rispetto alla decisione pubblica? E non possiamo attribuire un valore vincolante, perché non ha senso giuridico questo. Però noi abbiamo detto una cosa molto importante. Abbiamo detto che se ci si discosta dall'esito del dibattito pubblico, se ci si discosta dall'esito di un procedimento partecipativo, si ha un obbligo puntuale di motivazione. Non è la motivazione di stile, non è che lo decido perché io posso decidere, no, e non è nemmeno il mero richiamo alla legalità, non è sufficiente nemmeno quello, occorre contrastare con ragioni logiche gli argomenti che emergono dall'esito del dibattito pubblico del processo partecipativo, e se queste ragioni logiche sono apparenti, un giudice le giudicherà e le sanzionerà. Questo deve essere chiaro, perché questo è il limite, diciamo, che possiamo mettere. Abbiamo messo un limite, una garanzia a presidio della correttezza di un procedimento che fra l'altro ha tempi certi, ha tempi veloci. Io ricordo sempre il vecchio proverbio, la gattina frettolosa, ma so anche che nella dimensione dell'oggi molto spesso le decisioni peggiori sono quelle assunte all'improvviso, con la scusa della fretta. Io sono stato un consigliere comunale e quando c'erano i fuori sacco avevo sempre qualche sospetto e puntualmente i sospetti trovavano conferma nell'esame della pratica che dovevi fare in poche ore, perché non avevi il tempo di prepararti, studiare, eccetera. In poche ore però vedevi se c'era un inganno. Allora, tempi immediati no, tempi certi sì, perché le decisioni pubbliche non possono costituire un alibi. Io ho sentito riferimenti ad attività di valutazione che durano gli anni. Questo non è possibile, non è nemmeno corretto e fra l'altro dobbiamo tenere presente che noi, qui si parla della Regione ovviamente, siamo sottoposti a delle leggi principio nazionali che stabiliscono i tempi e quando si sforano questi tempi non siamo più nelle regole. Io credo che questa legge sia una legge coraggiosa, non so se è una buona legge, non lo so.
poi, essendo il primo firmatario, sono l'ultimo che può parlare in questo senso. Sono curioso di vederne l'applicazione pratica, atteso che ci abbiamo lavorato un anno e mezzo e all'esito di un anno e mezzo di lavoro, di discussione, di confronti, è venuto fuori un prodotto che mi sembra che abbia un suo equilibrio. Grazie. Grazie mille. Se un secondo sì. Non voglio approfittare, però ho trovato molto interessante, quindi ringrazio il collega Morisi per aver organizzato questa cosa. Siamo colleghi del dipartimento, mi chiamo Paolo Barrucci, insegno sociologia all'Università di Firenze. E volevo solo porre alcune questioni di cui forse si è discusso meno oggi, ma che sicuramente sono presenti nel dibattito che nel master si affronta, nella riflessione che il master affronta, e quindi magari mi interesserebbe sapere in futuro come si prospetta la riflessione su questi temi. E proprio schematicamente, ci sono dei rischi, dei possibili inganni anche, no, della partecipazione. Per esempio, quando la politica istituzionale veicola processi partecipativi di tipo top-down solo per ottenere legittimazione, consenso su scelte che ritiene non modificabili, che non ha nessuna intenzione di modificare. Sono i meccanismi di cooptazione che per esempio in sociologia ha studiato Selznick a suo tempo. E quindi sono quei meccanismi per cui vanno bene solo i cittadini che partecipano, che sono collaborativi, cioè che si sa che più o meno poi li mettiamo d'accordo con le scelte che abbiamo già fatto. Purtroppo di esperienze di questo tipo se ne vedono sempre di più, anche a livello locale. Altro problema, quali sono gli impatti effettivi dei processi di partecipazione sui processi decisionali? Cioè, quanti studi empirici sono stati fatti su questo? Io so che molti studi pongono grossi dubbi sull'impatto sostanziale sui processi decisionali. Forse conviene anche discutere alcune tesi che si sono affacciate ultimamente. È uscito un libro molto interessante di Moini, Teoria critica della partecipazione, il quale ipotizza che un certo revival della partecipazione, del discorso sulla partecipazione, in realtà sia funzionale all'egemonia di un discorso di neoliberismo temperato degli anni 90. E quindi anche questa è una questione che vale la pena, secondo me, di essere dibattuta. E infine, come accennavo prima al professor Settis, forse per riallacciare, no, il rapporto tra i cittadini e la politica di cui si è parlato, e per cambiare la politica che non ci piace, quella con la P maiuscola, forse bisogna riaffermare con forza il valore del pluralismo come sale della democrazia. E sul piano della legge elettorale, a mio parere, l'unico modello pluralista è il proporzionale puro, a cui credo Enrico si dovrebbe tornare. Grazie. Grazie. Se il presidente Rossi, se il professor Settis lo consentono, io chiuderei qui, a meno che voi non abbiate. Quindi soltanto mezza parola per ringraziare tutti di essere stati presenti a questa giornata. Il master, con le sue forze, con quelle che la Regione vorrà mettere a suo sostegno, con quelle che altri enti potranno sviluppare, si impegna, come ha cercato di fare, cercherà di farlo in maniera più efficace, a accompagnare la messa in opera di questa legislazione sui processi partecipativi e sullo sviluppo della qualità democratica di questa regione, cercando di tenere vivo sia un percorso formativo sia un percorso di discussione pubblica su questi strumenti. Un unico punto, perché è stato toccato da ultimo dal mio amico e collega sociologo: tutti i processi partecipativi che si sono svolti in Regione Toscana hanno avuto esiti diversi, ma tutti hanno avuto un impatto. Per una ragione molto semplice, che qualunque pubblica amministrazione, piccola, media o grande che sia, che accetta di porsi dentro un percorso di questo tipo, fa un investimento politico istituzionale, che fa molta fatica a ignorare nei suoi risultati. Questo al netto
delle, come dire, delle clausole di salvaguardia che la nuova legge prevede. E se tu attivi un dibattito pubblico su una grande opera, su un grande intervento, nonostante quello che dice la legge, sarà molto difficile far finta che essa non abbia prodotto determinati risultati, a qualunque livello istituzionale. E anche quel privato che magari non avrà molta voglia di sottoporsi a un percorso di discussione pubblica, laddove ci sia ancorché un diritto, come dire, ben difendibile in sede giurisdizionale, sarà pubblicamente chiamato ad argomentare le ragioni per cui non vuole partecipare a quel dibattito pubblico, e non sarà una fatica da nulla da questo punto di vista. Per cui io sono molto, molto fiducioso sul fatto che siamo in un punto di svolta di politica istituzionale molto innovativo. Con il pochissimo di forze, ma il molto di entusiasmo che noi, i nostri colleghi, i nostri studenti hanno fin qui dimostrato, faremo del nostro meglio per sostenere questa svolta. Grazie a tutti, grazie. E grazie alla Normale per averci ospitato.